Ciao amici, hai già visto un vulcano in eruzione minacciare un'intera città? Un albero che rifiuta di farsi sradicare? Una faglia terrestre molto profonda e lunga chilometri? Oppure un feretro che rifiuta di lasciarsi trasportare? Se non credi ai fenomeni paranormali, seguici. Ti portiamo in Africa, il continente più misterioso del mondo. Ecco delle cose misteriose filmate dalle telecamere in Africa. Apri bene gli occhi e ammira questo splendore, il Nyiragongo, il vulcano più pericoloso d'Africa. Nel 2021 il mostro ha eruttato offrendo uno spettacolo molto terrificante, visto che la sua lava si è fermata alle porte di Goma, in Congo, una metropoli situata ad appena 9 km, suscitando il panico per i suoi 2 milioni di abitanti. E la loro paura è completamente giustificata, visto che il vulcano di Nyiragongo è uno degli unici posti sulla Terra dove ribolle continuamente un lago di lava appeso in cima al suo cratere. Così, nella notte del 22 maggio 2021, delle fessure si sono aperte sulle pareti rocciose del vulcano e la lava molto fluida, che poteva raggiungere delle altezze impressionanti, ha iniziato a diffondersi lungo i suoi pendii, avanzando a una velocità incredibile, ossia circa 64 km orari, in direzione di Goma. Alla fine si è fermata in extremis ai confini della città, causando, nonostante ciò, decine di decessi. La situazione geografica del Nyiragongo e i fattori geologici della regione, oltre alle espulsioni di quantità astronomiche di monossido di carbonio in superficie, rendono questo vulcano quello più assassino dell'Africa. Se sorvoli il deserto della Mauritania in aereo, sarai colpito da uno spettacolo meraviglioso. In mezzo al deserto si nasconde una struttura molto strana che assume la forma di anelli concentrici e viene chiamata comunemente l'occhio dell'Africa, un quadro così impressionante che possiamo persino vederlo dallo spazio. Immersa nel cuore del deserto, la struttura di Rishat ha sempre suscitato l'interesse degli scienziati e particolarmente quello degli astronauti dell'ISS che l'hanno fotografato a più riprese. L'occhio, che misura circa 40 km di diametro, si confonde in un paesaggio completamente deserto. È l'oggetto di molti studi, in cui è stato innanzitutto considerato come un resto di impatto meteoritico, ma lo studio delle rocce che lo compongono smentisce questa teoria e dimostra che la sua origine è puramente terrestre. Le analisi della composizione degli anelli concentrici mostrano che in realtà l'occhio dell'Africa ha un'origine magmatica. Non si tratta davvero di un vulcano, visto che non c'è lava, ma piuttosto di una cupola magmatica. In altre parole, si tratta di una deformazione della crosta terrestre che ha dato questo quadro meraviglioso, ricordando la complessità della composizione dell'occhio umano. Ovunque tu andrai nel mondo avrai l'occasione di imbatterti in moschee assolutamente affascinanti, ma la grande moschea di Djenné nel Mali è di gran lunga quella più impressionante di tutte, perlomeno di tutte le moschee africane. Situata a Djenné, nell'entroterra arido del deserto caldo del Sahara, questa incredibile moschea possiede un'architettura impressionante. Al giorno d'oggi, protetta dall'UNESCO, la moschea di Djenné è stata ufficialmente datata nel 1907, molti anni dopo la sua costruzione, per diventare il simbolo dell'Africa subsahariana. Quando Djenné è diventata un centro di erudizione islamico, l'edificio della grande moschea è diventato il luogo in cui si riuniscono gli alunni desiderosi di imparare l'educazione religiosa. È alta 20 metri, costruita su una piattaforma di 91 di lunghezza, con mattoni crudi, vestendosi con uno stile regionale caratterizzato da un rivestimento in pisé e da ponteggi in legno. Possiede tre minareti distinti e centinaia di bastoni di palma d'olio, chiamati toron, i quali superano i muri della struttura. Ha la particolarità di rimanere fresca tutta la giornata, anche durante le giornate più calde, grazie a un traliccio di 90 colonne interne in legno che sostengono il tetto e le mura, assicurando contemporaneamente l'isolazione dal caldo del sole. La sala di preghiera può ospitare fino a 3.000 persone. I muri della grande moschea sono ricostruiti, rinnovati e rafforzati con il fango ogni anno, durante un evento epico di nome Crépissage, al quale partecipano tutti quelli che lo desiderano, bambini come adulti. La grande moschea di Djenné è famosa per un'architettura e un tessuto urbano affascinanti, segnati da una grande armonia, e anche il simbolo di una grande coesione sociale, visto che la partecipazione comunale ai lavori di restauro testimonia il grande senso di solidarietà. In Senegal, a Dakar, situata su una delle colline gemelle del distretto di Mamel, la statua del Rinascimento africano sovrasta la città a un'altezza di 52 metri. La statua rappresenta un uomo che tiene un bambino con un braccio e guida una donna con l'altro, ma questa statua, in apparenza innocente, è stata molto criticata e stai per sapere il perché. Il bambino, che punta verso un orizzonte, simboleggia un futuro brillante e promettente, e la donna tende il suo braccio all'indietro, simbolo di un passato molto pesante. Entrambi ricordano immancabilmente il realismo socialista.
ma questa statua è stata anche l'oggetto di una grande controversia, visto che il suo costo da 15 a 23 milioni di euro è stato considerato faraonico in un periodo in cui il paese attraversava una grande crisi economica. Il suo finanziamento è stato peraltro messo in dubbio e giudicato non limpido. Inoltre, molti hanno trovato lo stile del monumento troppo staliniano, vedendovi dei simboli massonici, pagani o persino indecenti in un paese a maggioranza musulmana. Persino delle femministe hanno criticato la posizione degradante della donna, la quale è in disparte rispetto all'uomo e al bambino. In un villaggio africano, gli abitanti hanno deciso di sradicare un albero che era, secondo loro, famoso per essere il rifugio degli stregoni. Allora, per scongiurare l'incantesimo, si sono impossessati di un enorme trattore per demolirlo. Ma quello che succederà è semplicemente strabiliante. Mentre il trattore provava a sradicare l'albero, quest'ultimo, che pendeva, si rimetteva subito al suo posto, come se fosse catturato dal suolo. I lavoratori hanno provato a sradicarlo a più riprese, ma quest'ultimo rifiutava di lasciarsi strappare, come se una forza paranormale fosse esercitata su di lui. La scena è surreale. Reale, eppure è proprio vera. Se pensi che sia un trucco, ti assicuro che non è così, visto che vediamo delle persone camminare vicino all'albero. Dal 2016 il Marocco è colpito da un'ondata di suoni misteriosi che suscitano le speculazioni più insolite. Infatti il paese è stato testimone di un'ondata di rumori non identificati ad oggi, un fenomeno che è stato segnalato in altri paesi nel mondo, come gli Stati Uniti, il Regno Unito, l'Europa centrale e l'Asia. Ma è soprattutto in Marocco che questi suoni inspiegabili avvengono di più. Questi suoni vengono descritti come un lungo e doloroso lamento che viene dal volto di un animale o dalla bocca enorme di un gigante, simili ai suoni delle balene. Questi suoni non sono mai stati messi in dubbio, visto che più testimonianze accompagnate da video hanno confermato la veridicità di questo fenomeno enigmatico. Nessuno è in grado di determinare la loro provenienza, se vengono dal cielo o dalle viscere della terra. Secondo alcune ipotesi, questi rumori sarebbero legati a dei microterremoti abbastanza forti per essere percettibili dall'orecchio. Tuttavia, questo fenomeno è già famoso per gli scienziati, che sanno che centinaia di microterremoti accadono ogni giorno in un silenzio assoluto. Per quanto riguarda la NASA, fa riferimento alle emissioni elettromagnetiche naturali emesse dalla Terra. La terza ipotesi farebbe credere a cadute di meteoriti in grado di generare questi rumori, ma questa ipotesi non spiega la durata dei rumori, che si estende su lunghi minuti, se non addirittura ore. Ma l'ipotesi più inquietante sarebbe quella che si tratti del suono delle trombe, evocate in libri sacri, e che annuncerebbero un imminente vicina fine del mondo. In un deserto in Algeria, lontano da qualsiasi civiltà, si trova una fila di decine di misteriosi cerchi sulla sabbia. Questi ultimi si estendono su chilometri di rettilineo e ognuno contiene al centro una specie di punto circondato da un cerchio di 12 nodi che gli attribuiscono l'aspetto di un orologio o di una sveglia. La cosa più intrigante, oltre all'incredibile bellezza di questo disegno, è la sua origine inspiegabile. Questi cerchi hanno generato una grande ondata di commenti dopo che un post su Reddit è stato pubblicato, chiedendo agli internauti se avessero un'idea della loro origine e soprattutto una spiegazione a questi cerchi stranamente perfetti nella loro forma e nella loro regolarità, e al contempo così isolati nel deserto. Al giorno d'oggi le teorie piovono ovunque, ma ancora nessuna spiegazione scientifica è riuscita a spiegare la loro esistenza. Qualche anno fa, sulla costa di Bosaso, in Somalia, il cadavere di una sirena è stato ritrovato, arenato sulla spiaggia, in mezzo a più centinaia di tronchi di alberi annientati da forti precipitazioni. La persona che ha potuto filmare questa scena non era in grado di dire se si trattasse di una vera sirena o di una scultura abbandonata sulla spiaggia. In ogni caso, la sirena sembra più che vera nelle immagini. Nel 2020, gli abitanti del villaggio di Makwa, in Zimbabwe, si sono svegliati una mattina su una sorpresa folle. Decine di animali erano stati uccisi, dissanguati, ma lasciati completamente intatti. Gli abitanti non sono riusciti a spiegare questo fenomeno strano, che non è sicuramente l'opera di un animale selvatico. I cadaveri degli animali sono rimasti intatti, mentre un animale selvatico li avrebbe divorati tutti in modo naturale. Non c'erano nemmeno tracce di passi, né tracce canine. Gli animali erano semplicemente uccisi e lasciati gli uni vicino agli altri. Un grande mistero inspiegabile che sembra ancora il terrore in tutto il villaggio. Nella città di Kosru, a sud della Costa d'Avorio, mentre gli abitanti di un villaggio stavano per accompagnare uno dei loro morti nel suo luogo di sepoltura, il feretro ha rifiutato di lasciarsi trasportare. Questo può sembrarti completamente aberrante, ma giudica da solo. Qui, anche se gli uomini uniscono tutte le loro forze per far avanzare il feretro, quest'ultimo era come abitato da una forza molto potente, costringendoli a sottomettersi. Le tradizioni mistiche che spiegano questo fenomeno sostengono che il defunto avesse ancora conti in sospeso con la sua famiglia o con alcune persone, cosa che gli impedirebbe di riposare in pace.
Qualche anno fa, un'impressionante faglia si è scavata in Kenya e non smette di crescere da quel momento, suscitando la preoccupazione di tutti, specialmente degli scienziati che pensano che il continente africano si starebbe dividendo in due entro qualche anno. La faglia è apparsa nel marzo 2018 a sud-ovest del paese, in mezzo alla strada Mayu Narok, in seguito a forti precipitazioni. Quest'ultima misura più di 15 metri di profondità e misura 3 km di lunghezza, una specie di cicatrice che potrebbe probabilmente segnare l'inizio di una separazione geografica. Tra l'altro, questa fessura era piena di ceneri vulcaniche del monte Longonot vicino. Beh, non preoccuparti, la separazione si farà solo tra qualche decina di milioni di anni, perché lo avrai indovinato, la crosta terrestre non è gommosa e per far sì che il continente si divida in due ci vuole molto tempo e condizioni atmosferiche e geologiche ben precise. Ora dici, cosa ne pensi di queste cose incredibili filmate in Africa? Ecco due video che potrebbero anche loro interessarti. Non esitare a dare un'occhiata sul nostro canale, altri video altrettanto interessanti ti aspettano. Grazie e a presto!